Nella zona industriale di Napoli, il più rilevante per la superficie coperta e per l'imponenza delle sue strutture è il complesso delle officine meccaniche e fonderie napoletane, che costituisce il maggiore centro di produzione di macchine e utensili dell'Italia meridionale. Esso negli ultimi anni è stato rinnovato e potenziato negli impianti e nelle attrezzature, in modo da porsi su un piano produttivo di importanza internazionale. Una breve visita degli stabilimenti costituisce la migliore premessa alla presentazione delle macchine e utensili che vi vengono costruite e alla illustrazione delle loro particolari caratteristiche. Qui siamo nell'ufficio studi e progettazione, nel quale uno scelto gruppo di tecnici attende alla ideazione di nuovi modelli e al costante aggiornamento tecnologico di quelli già in produzione. È appunto in questa sede che si sviluppano e si applicano i concetti che differenziano le macchine OMF Ferralba dai tipi analoghi di progettazione tradizionale. In stretta collaborazione con i progettisti operano gli specialisti della produzione, che elaborano i metodi di costruzione più razionali ai fini del conseguimento dei migliori risultati produttivi e commerciali. Una fondamentale garanzia della qualità dei materiali impiegati e quindi delle macchine prodotte è costituita dai sistematici controlli operati dal laboratorio tecnologico, che è in grado di eseguire tutte le prove meccaniche di resistenza dei materiali. Gli esami dei materiali vengono completati nel laboratorio chimico-fisico, attrezzato in modo da consentire tutte le determinazioni qualitative, dalle più elementari a quelle spettroscopiche e microscopiche, particolarmente importanti per la fusione di acciai speciali. Continuiamo la nostra visita allo stabilimento. Ecco la modernissima fonderia d'acciaio, che con la sua superficie coperta di 8.000 metri quadrati è la più importante dell'Italia meridionale. È in corso una fusione in un forno della capacità di 10 tonnellate. Questa fonderia è dotata di 3 forni ad arco e di attrezzature di sollevamento e trasporto, tali da permettere la realizzazione di fusioni fino al peso di 20 tonnellate. I getti vengono sistematicamente ricotti in appositi forni di grandi dimensioni. Il riempimento delle staffe è reso automatico a mezzo di un impianto di recupero, miscelazione, smistamento e proiezione delle terre. La produzione mensile della fonderia è di circa 600 tonnellate di getti finiti nelle varie qualità d'acciaio. Una gran parte di tale produzione viene utilizzata nella costruzione delle strutture delle macchine utensili che presenteremo. Inoltre, sia getti di acciaio al carbonio che speciali legati vengono prodotti per forniture alle principali industrie nazionali. Le lavorazioni meccaniche e il montaggio delle macchine vengono effettuati in un unico grande capannone che copre un'area di 12.000 metri quadrati. Il reparto è servito da mezzi di sollevamento e trasporto,
alcuni dei quali hanno la portata massima di 40 tonnellate. La disposizione delle macchine e degli impianti consente un flusso omogeneo delle lavorazioni dal grezzo al finito e un afflusso continuo dei pezzi alle linee di montaggio. Nelle sole lavorazioni meccaniche con asportazione di trucciolo sono impiegate più di 100 macchine. Quasi un terzo del locale è impegnato dalle linee di montaggio. Qui vediamo quella delle presse oleodinamiche con la caratteristica struttura a delta brevettata, del tipo da 250 e 400 tonnellate. Si noti la compattezza di queste macchine, completamente autonome per ciò che riguarda gli impianti di alimentazione e di comando, e la completa accessibilità del piano di lavoro su tre lati. Nella linea delle presse da 250 tonnellate osserviamo che le guide del piano mobile fanno parte integrante della struttura della macchina. Questo particolare contribuisce alla perfetta rigidità del montante. Ed ecco la linea di montaggio delle cesoie a ghigliottina. Un interessante particolare di tali macchine è che esse hanno i ruotismi sistemati inferiormente all'orizzontale del piano di lavoro, e ciò elimina le sollecitazioni di taglio sulla struttura, sollecitazioni che vengono assorbite dalle bielle in funzione traente. Le macchine OMF Ferralba vengono costruite con i procedimenti e i mezzi più moderni. Ecco ad esempio nel reparto carpenteria una saldatura continua ad arco sommerso per l'unione delle fiancate di una pressa. Tutte le saldature vengono controllate ai raggi X e successivamente sottoposte a un processo di distensione in forno. La perfezione degli allineamenti dei piani viene ottenuta mediante l'impiego di grandi alesatrici fresatrici come questa, che esegue il piano di appoggio della tavola portastampi di una pressa. E come quest'altra, che vediamo fresare le guide di scorrimento del piano mobile di una cesoia a ghigliottina. Il centro ingranaggi, che impiega tutti i tipi più moderni di dentatrici e può eseguire ruote dentate fino al diametro di 4 metri, non solo è sufficiente al fabbisogno della produzione dello stabilimento, ma soddisfa anche le richieste di altre grandi industrie. Tutti i particolari lavorati di ogni macchina, prima di essere definitivamente montati, vengono sottoposti a sistematici controlli e a rettifiche adeguate. Una cura speciale viene posta nella finitura delle guide di scorrimento, per le quali la precisione delle lavorazioni meccaniche è integrata da una accuratissima operazione di raschiettatura, eseguita da aggiustatori specializzati. Tutte le macchine finite vengono sottoposte a rigorosi collaudi. Le prove funzionali, della durata di parecchie ore, accertano il comportamento delle macchine sotto sforzi superiori a quelli del loro normale impiego. Ecco una prova di potenza di una pressa da 250 tonnellate, munita di premi lamiera inferiore.
precisione delle macchine è accertata con le misure del parallelismo fra i piani e della ortogonalità delle guide rispetto al piano. Vediamo ora una pressa piegatrice oleodinamica da 300 tonnellate in collaudo. Questa macchina presenta la particolarità di poter eseguire sia lavorazioni a fondo stampo che con arresto non a fondo stampo. In tal modo, essa può avere un funzionamento analogo a quelle a comando meccanico. Una prova di collaudo particolare per questo tipo di macchine è costituita dal controllo del parallelismo degli stampi quando essa è sottoposta a un carico eccentrico. Ciò è reso possibile dall'azione di uno speciale dispositivo equilibratore brevettato di cui è dotata. La macchina in esame è anche munita del dispositivo per la rotazione degli stampi. Sulla pressa da 400 tonnellate, anch'essa qui in fase di collaudo, vediamo alcuni movimenti del piano mobile e dei pistoni indipendenti, i quali rendono la macchina particolarmente adatta alle più svariate lavorazioni di grossa carpenteria. Pregi di costruzione e funzionali sin qui illustrati hanno favorito una larga affermazione delle macchine OMF Ferralba in tutti i mercati del mondo. Tale successo è giustificato anche dalla molteplicità degli impieghi produttivi a cui le macchine si prestano. I tre tipi di presse Delta da 400, 150 e 250 tonnellate sono qui in funzione per la produzione di serie presso un'importante industria di stampaggio. È notevole la semplicità della manovra e delle operazioni di carico e scarico anche per pezzi di un certo ingombro. L'alta produttività di questi modelli ha indotto molte industrie a sostituire con essi macchine tradizionali a doppio montante. Anche la pressa da 400 tonnellate, particolarmente studiata per carpenteria, è preferita con successo per stampaggi di precisione. Thank you.
La piegatrice da 300 tonnellate sta qui eseguendo in uno stabilimento ferroviario lungheroni per locomotori. Sono evidenti la precisione della macchina e la sua semplicità di comando, nonostante le dimensioni e la potenza. Le cesoie a ghigliottina OMF Ferralba, pur essendo più leggere, grazie alla loro nuova concezione di quelle costruite con criteri tradizionali, permettono di eseguire tagli che richiederebbero l'impiego di forte potenza a una notevole frequenza di colpi e con una precisione assoluta. Ciò è dovuto principalmente al gruppo motore della macchina, il motovolano, il quale dà una resa di potenza eccezionale rispetto all'energia assorbita. La pressa da 250 tonnellate è qui impiegata in una lavorazione di carpenteria per la costruzione di grosse macchine stradali. Su di essa si montano normalmente varie attrezzature che le permettono di eseguire molteplici lavorazioni, e cioè raddrizzamenti, piegature, curvature, eccetera. In questo caso viene effettuata una curvatura a profilo di fiancate di trattori. Le macchine OMF Ferralba per la lavorazione della lamiera partecipano largamente nei loro diversi impieghi di stampaggio e di carpenteria alla costruzione di numerosi prodotti caratteristici del moderno progresso tecnico. Nel campo delle macchine a deformazione, le OMF Ferralba sono infatti all'avanguardia per i loro concetti funzionali e costruttivi assolutamente nuovi.